Succede anche dalle nostre parti di verificare episodi poco piacevoli a favore di qualcuno a discapito di altri. Di certo non siamo noi a riportare alla luce il nuovo vaso di Pandora, ma nel paese del tutto scontato le nuove meraviglie hanno il loro fascino. La nostra storia parla di una famiglia rom residente nel quartiere est di Udine, il Bronx friulano per eccellenza, via Riccardo Di Giusto. Questo nucleo familiare ha ricevuto in dono due appartamenti dell'ATER, perché non avendo loro la disponibilità economica, essendo nullatenenti, bisogna dare quello che gli spetta. Un episodio da libro cuore. Da bravi animali della notizia, ci piace documentare la lieta novella, ma al nostro arrivo la vera sorpresa. Scopriamo che il conduttore degli appartamenti, seppur dichiarato nulla tenente, giri tranquillamente con un SUV, un Audi Q7 per la precisione, che tutto tranne una piccola utilitaria per nulla tenenti. Non solo, la consorte del conduttore si è presa lo sfizio di acquistare una fiammante Fiat 500 ultimo modello, senza dimenticare il camper da migliaia di euro a disposizione e via dicendo. La domanda nasce spontanea: con che criterio è stato assegnato l'appartamento a questa famiglia e chi l'ha assegnato, come si giustifica? Se questa cosa fosse successa sotto la linea Gustav, tutti a lavarsi la bocca, ma caduta nel cuore del già patriarcato d'Aquileia, nessuno fiata. Ci si augura che chi di dovere intervenga in modo chiaro e trasparente, non per il nostro intervento, ma per far capire ai cittadini che rispettano le leggi in questo paese che non esiste serie A o serie B. Post scriptum, questa è solo la prima puntata di un lavoro certosino, messo in moto grazie all'aiuto dei nostri fedeli telespettatori, i veri segugi contro il logorio della cronaca moderna.